La città di Shanghai, che ha più di 25 milioni di abitanti, è tenuta in lockdown dall'autorità governativa per la seconda settimana consecutiva. Il lockdown, che doveva concludersi il 5 aprile, è stato esteso per adesso fino all'11 aprile. Ne parliamo con Massimiliano Modesti, collegato telefonicamente da Shanghai. Max, ci sei? Ciao Eder, sì, Ciao, ci sono. poi come stai? Vorrei tanto abbracciarti. Come stai? Anche io, grazie. No, prima di tutto, perché io non riesco a vederti? Bisogna far capire alle persone perché siamo in Lo collegamento so, beh, telefonicamente. il problema è che con 25 milioni di persone a casa i wifi sono abbastanza stressati, Sì. quindi anche fare dei collegamenti video diventa un po' più complicato. Ok, com'è la situazione a Shanghai in questo momento? Quanti casi? Ho tante domande da farti, tantissime domande. Ci credo, Sì, ci credo. sì. E, beh, diciamo che siamo tutti quanti a casa. Se ti ho mandato anche delle foto Sì, poco fa, di Shanghai praticamente deserta, e che è qualcosa di surreale perché appunto metti sul piatto che ci sono 25 milioni di persone che non si vedono, Certo. è veramente abbastanza simbolica della Ma situazione. quanti casi Quindi ci siamo sono? praticamente. Quanti casi ci sono? Scusami? Quanti casi ci sono negli ultimi giorni? Ufficialmente siamo intorno a un totale di 141.000 casi asintomatici e circa 4.000 che sono confermati positivi con qualche, diciamo, collaterale. Totale, giusto? In totale, calcola che insomma, se parli di 25 milioni di abitanti, stai quasi parlando della metà Ok, dell'Italia, quanti decessi? quindi diciamo che. Decessi, non praticamente nulla. Anche dal nord abbiamo sentito che la regione di Jilin, per esempio, che era piuttosto afflitta dal discorso, hanno avuto, se non erro, perlomeno a livello ufficiale, tre o quattro decessi. Quindi Certo. si parla di un'estensione più che altro di una situazione più virologica relativa a quello che potrebbe essere una febbre, piuttosto che magari un discorso Delta che era molto più pericoloso. Sì, ma ieri avete avuto un record di asintomatici 22.000. 22.000 Sì, asintomatici. esatto, quello era, mi sembra se non vado errato, ieri. Ok, ma noi ci siamo conosciuti a Hong Kong e Veronica, tua sorella, è una mia carissima amica. Ma da quanti anni Sì. vivi in Cina? Da 33 anni, ho fatto 33 anni a febbraio. Sì, ok. E allora a questo punto parliamo di Shanghai. Quando è iniziato il lockdown e ti ha colto di sorpresa? Nel senso, ti ha preso in contropiede? Ma sì e no, nel senso che quando è stato fatto l'annuncio noi abbiamo praticamente avuto un lockdown piuttosto esteso. Allora, calcola che io sono arrivato il 21 di febbraio a Shanghai. Da lì ho fatto 3 settimane di quarantena in albergo, uscito dall'albergo, quindi con tutte le certificazioni, PCR, tutto quello che serviva, sono arrivato al mio compound e il mio compound stesso era già in un lockdown, perché avevano trovato dei casi. Ecco. Per darti una prospettiva, il mio lockdown sono 11 palazzi, circa 700, quasi 800 appartamenti. Quindi Ok. sono riuscito a entrare, quindi praticamente volontariamente entrando a casa mia, anche perché tutto il resto era già piuttosto in slowdown, era piuttosto difficile trovare anche dei posti aperti. Quindi sono entrato a casa e praticamente dal 14 di marzo c'è stato tra il soft e hard lockdown fino a quello imposto appunto dal governo dal primo. Problema principale è che dal 27-28 trovare già da mangiare diventava complicato perché c'è stato appunto un arrembaggio a prendere quello che si poteva prendere da parte Certo. di 25 milioni di persone Sì, e dietro non c'era un supporto logistico. dopo parleremo di group buying, ma volevo Sì. sapere quando finirà il lockdown secondo te? Perché è confermata la data Ah. dell'11 aprile? Allora, 11 aprile è la data che per il momento è
è stata data ufficialmente. Sì. Noi in particolare nel mio building e altri due building qua, altri due palazzi qui, saremo il 14 perché avevamo depositivi, però il resto del condominio dovrebbe essere, diciamo, in libertà, dall'11. Ok, ma il Poi, test. sai, le cose cambiano, Sì, però per il infatti. momento questa è la situazione. Il test universale che è stato imposto a tutti i 25 milioni di cittadini di Shanghai, in cosa consiste? E poi quante volte bisogna ripeterlo? Abbiamo fatto praticamente dall'1 al 5, quindi escludo tutti quelli che abbiamo fatto in precedenza per altre ragioni, sempre di diversi lockdown. Dall'1 al 5 abbiamo fatto 3 PCR, quindi 3 test e più, questi qua abbiamo fatti giù, ci hanno fatto scendere, messi in fila indiana, ti ho mandato anche Sì, delle foto di riferimento. vediamo, E sì. poi ci hanno dato, fino adesso abbiamo fatto due rapid test, quindi quelli che puoi fare tranquillamente a casa. Quindi Ok, ma abbiamo fatti stare 5 in 8 giorni adesso. 5 in 8 giorni e sempre scendere giù e stare in fila come abbiamo visto delle foto. Tre volte siamo scesi e 2 volte invece fatto a casa e poi scannerizzando un QR code. Praticamente inserisci in una mini app e Sì. registri l'esito, si spera sempre Ma negativo. loro si fidano? No, quello lì è un automatico. Al momento che fai, tu devi fare una foto, devi fare una foto del risultato e devi scannerizzare il QR, carica tutta l'informazione. E come fanno a sapere che hai fatto tu quel test? Diciamo che se c'è soltanto una persona nell'appartamento, ovviamente sei te che l'hai fatto. Se ce ne sono più di una, è ovvio che a quel punto uno deve andare anche un po' sulla fiducia, perché non è che possono entrare a fare il test per ogni appartamento, diventerebbe impossibile a livello di logistica. Ok, allora parlando di cibo, io mi ricordo che la gente a casa non lo sa, ma io ho conosciuto Max a Jumbo, che era un ristorante favoloso, meraviglioso qui a Hong Kong, che era una barca enorme e tu mangiavi su questa barca. E allora a questo punto Sì. io arrivo a te per dire, ci sono stati, ci sono problemi per il cibo che tu hai accennato, perché 2 settimane senza uscire non sono poche. E qui c'è scritto che voi fate group buying, che abbiamo, mandiamo, facciamo vedere in onda questi screenshot dei ristoranti, dei supermercati, e mi hai detto esistono i group di spesa. Allora, come funzionano? E poi bisogna aspettare tanto per la consegna? Allora, praticamente, diciamo, dopo che c'è stato questo lockdown imposto Sì, dal primo, le sì. uniche consegne che sono autorizzate da parte del governo sono tramite determinati supplier, fornitori, che hanno un permesso particolare per poter consegnare. Il problema è che a livello di personale, anche queste società che possono consegnare non hanno abbastanza personale e i costi Infatti. sono aumentati. Quindi sono aumentati sia i costi dei prodotti essenziali. Io calcola un uovo, magari lo pagavo a metà marzo, lo pagavo un Hong Kong dollaro e adesso lo vai a pagare 3 se dice bene. In più, con il fatto che ci sono poche persone che consegnano, ovviamente ogni consegna ha un costo totalmente superiore. Sì. Il discorso del group buying Vi è mettete qualcosa che d'accordo? ha grossi problemi a livello di logistica. Quindi Sì. quello che si pensavo prima potesse essere ordino oggi, arriva domani, ordino oggi e forse arriva in 4-5 giorni. Che cosa? Noi per esempio abbiamo, 4-5 sì, giorni? e se arriva, noi per esempio abbiamo ordinato 6 giorni fa 30 uova, sono arrivate stamattina. No, E ma ci siamo no. ridotti anche il baratto tra condomini, nel senso che ne so, abbiamo finito il caffè. E mi danno del caffè e gli do in cambio una bottiglia di olio d'oliva, per intenderci. Oh my God, Non, tempo di guerra sembra. situazione abbastanza surreale in una città come Shanghai, che insomma Infatti. è all'avanguardia su tutto. E sì, Infatti. ci sono delle mancanze a livello di logistica importanti. Guarda, ho saputo da tramite persone che ci sono stati Sì, ci anche sono anche. persone che Scusa? escono di nascosto e sono stati presi. È vero o no? Hai sentito di questa cosa? Qualcuno
qualcuno, sì, qualcuno sicuramente avrà fatto una cosa del genere. Diciamo che Ma è questa disperazione, però. Certo, meglio evitare di correre il rischio, a meno cosa che uno rischiano? di Cosa solito rischiano? si scende giù se si è autorizzati. Non ho capito cosa rischiano se vengono presi. Beh, ci sono delle penali, adesso non so esattamente quali siano le penali, però sicuramente se si va in contravvenzione alle direttive, Non va in carcere. ci sono delle conseguenze. Sinceramente non so se uno ha delle multe o Perché va in a Hong carcere Kong, o se ti fai magari ha qua delle altre sanzioni. a Hong Kong vai in carcere. Se fai, per esempio, una cosa così, siamo tutti in lockdown, non siamo in lockdown, però se per caso eravamo nella vostra situazione e se esci dalla quarantena, anzi addirittura sì, se esci dalla quarantena, vieni arrestato. Allora, sento in generale Sì, che ci sono. teoricamente è un rischio, metti a rischio la nazione, teoricamente tu metti a rischio la nazione, quindi diciamo capisco il ragionamento fatto intorno a questa formula. Poi vabbè. Guarda, ho letto che a partire da ieri i residenti potranno usare un nuovo PCR code. Che cos'è? È quella che ci hai Sì, spiegato praticamente prima? è una combinazione perché fino adesso abbiamo sempre utilizzato due tipi di codici, cioè Sì. il codice, diciamo, sanitario e il codice sanitario relativo ai tuoi spostamenti. Ok, Ok. Tutti spostamenti adesso allora. invece viene fuori un nuovo mini program dove praticamente puoi combinare tutto quanto in uno ed è molto più aggiornato. Guarda, mi hai mandato un video che ritrae delle persone sedute di spalle che sembrano controllare un edificio. Cosa stanno facendo? Allora, praticamente quello che si era fatto dagli inizi di marzo, quello che praticamente è stato implementato anche prima, però Sì, certo. su certi aspetti, era quello di fare i blocchi Quartiere? a livello in rete, diciamo, quindi un grid, District, dei district, giusto? e tu praticamente c'è il blocco che tu circondi tutto quanto la strada con i vari palazzi, condomini, blocchi tutto quanto dentro 48 ore, PCR a tutti quanti. Se nessuno è positivo, allora tutti quanti in libera uscita. Se no, ci sono poi degli step a seconda dell'intensità, diciamo, degli asintomatici, dei positivi e così via. Ma cosa succede se uno risulta positivo? Perché qui all'inizio, se c'era nei palazzi, all'inizio dico non adesso, ma quando all'inizio, se fosse uno solo caso in tuo palazzo, lo chiudevano, bloccavano, arrivavano loro con vestiti da extraterrestre e venivano e facevano i test ad ogni persona che era dentro quel palazzo. E allora cosa succede Ed è se. quello che stiamo che fanno qui in questo momento. Ok, e se. Cioè, di solito la persona positiva viene prelevata e il resto del palazzo. Infatti, noi per questo che noi fino al 14 dovremmo essere in lockdown e non fino all'11, perché è stato trovato, mi sembra, due o tre positivi e quindi abbiamo avuto un'estensione. Ha detto due casi? Due o tre casi in uno dei. In una famiglia. E per questo dall'11 fino al 14 dovete stare chiusi con 25 milioni. E asintomatici? Sì. Cosa succede se c'è un asintomatico? È uguale? L'asintomatico generalmente non viene portato via al centro di quarantena centralizzato, ma viene lasciato a casa a smaltire. Cioè, qui a Hong Kong siamo tutti molto spaventati, tanto spaventati, terrorizzati dall'idea di venire deportati in uno dei centri governativi perché non so se hai visto, le condizioni sono pessime. E io sono terrorizzata da questi centri. E come sono i centri lì a Shanghai? Dove li portano? Perché qui sono dei I centri concentration Shanghai, camps. da quello che ho visto online, i centri Shanghai sono praticamente identici a quelli che abbiamo giù a Hong Kong. Non c'è nessun tipo di differenza. Ah, sono uguali? Come quelli di Sì, sì, Wuhan, sì. come quelli di Wuhan, no? Sì, praticamente sono uguali. Sia quello a Leisure World che abbiamo vicino all'aeroporto di Hong Kong, quindi praticamente una mega stanza con letti a raffica,
oppure quello più contenuto, tipo Ah. container, dove c'hai Come due o Penny's tre Bay letti. here in Hong Kong. Esatto, esattamente uguale. Penny's Bay is a nightmare. People are so frightened to be sent there. I bet. La gente è terrorizzata di essere mandata lì a Penny's Bay perché. Ok, allora come sta reagendo la gente di Shanghai a questo lungo lockdown? Si legge che c'è molto, molto malumore. Io ti sento molto provato. Io ti conosco, Max, la gente a casa non ti conosce, ma io ti conosco molto bene. Sei una persona solare, sei una persona vivace, adori mangiare, adori stare con le persone, sei una persona socievole, bellissima, ma ti sento provato e questo, ti giuro, se fossi lì ti abbraccerei forte, ma Grazie. come stanno Sì, prendendo le persone lì a Shanghai? calcola che io per lavoro, quando sono a Hong Kong, per lavoro ho fatto in un anno e mezzo circa, no, senza circa 12 quarantene, più che altro da 3 settimane. Quindi diciamo che io 12. sono abbastanza abituato a fare quarantene varie, stare in isolamento fino a 3 settimane, non ho nessun tipo di problema. Il problema qui è che siamo arrivati praticamente a quasi a 60 giorni No, no. e quindi non c'è soltanto il discorso, diciamo, della lunghezza della seclusione, ma c'è anche il discorso che io ero venuto qui appunto per lavorare. Quindi tutto quello che avevo programmato di voler fare, poter fare, è tutto quanto in stand-by finché in qualche maniera non inizia a liberarsi diciamo, l'agenda del virus. Certo. Quindi sì, è abbastanza stressante, più che altro. A livello mentale, anche fisico, ovviamente, non avendo esposizione al sole, hai un abbassamento specialmente della vitamina D, quindi anche a livello muscolare perdi molto il discorso della massa. Ma guarda, ogni giorno noi almeno un'ora usciamo È debilitante. e il sole è fondamentale, la vitamina D è un must perché se no il tuo immune system, il sistema immunitario abbassa e sei più vulnerabile. Guarda, finito il lockdown, cosa si continuerà a non poter fare a Shanghai, se lo sai? Finito il lockdown, quello che viene praticamente programmato, quello che ci è stato detto, che piano piano ci sarà una riapertura a una quasi normalità, sempre avendo però questo discorso del virus, che se viene percepito come un problema, il ritorno, diciamo, a una situazione del genere c'è sempre. Diciamo, il target è molto semplice. Il governo ha deciso di andare a continuare al discorso zero. E quindi implementano quello che loro pensano sia giusto per arrivare al discorso zero. Poi se è Continueranno allora? sbagliato o giusto è tutto un altro discorso. Ma continueranno allora, se per caso c'è un caso unico dentro un palazzo, cominceranno di nuovo a fare dei mini lockdown o faranno un tutto lockdown? Cioè, 60 giorni sono tanti, Max. Sì, no, io in particolare perché appunto sono arrivato probabilmente al momento sbagliato. Se fossi arrivato a gennaio, non avrei avuto tutto questa continuazione. L'altra cosa positiva è che in ogni caso l'economia cinese deve assolutamente rialzarsi perché in questo momento sta soffrendo veramente tanto e questo non lo dico soltanto per Shanghai, ma lo dico proprio a livello generale. Io nello speciale sono nel food and beverage e nell'hospitality. Gli alberghi stanno soffrendo. Tutto quello che è relativo a ristorazione sta soffrendo, dai fornitori agli operatori del settore. Stanno soffrendo Secondo te e mentre a Hong Kong. finiranno questo policy Scusami. del no. Dopo mi dici del ristorante, poi ho tante cose da dirti. Finiranno con questo zero COVID, secondo te, questo policy? Perché nessuno al mondo, se vedi in giro, a parte la Svezia e altri luoghi che stanno vivendo veramente, non sanno neanche più cos'è COVID, vivono senza maschere, vivono senza vaccine pass o green pass, quella che si chiama, cioè. La politica che è stata applicata qui non prende in considerazione quello che succede fuori E come infatti, confini, anche Hong Kong, è stata infatti. presa una direzione e quella lì è la direzione che viene percepita come essere quella giusta per questa situazione.
E quindi deduco che si continuerà fino a che si spera che magari non è più possibile mantenere questa Non direzione, sento più. e allora ci sarà un cambio. E questo però deve essere un discorso che viene a livello interno. Non, sicuramente i commenti che possiamo fare noi non andrebbero diciamo, a intaccare la direzione. Ma Ci saranno degli eventi naturali che porteranno dimmi. chi deve decidere a prendere alla destra, alla sinistra, andare su, andare dritti. Certo, non mi hai detto del malumore della gente. Senti la gente arrabbiata, la gente Più che altro, frustrata, sì. Allora, preoccupata? calcola che shanghainesi sono Infatti. abbastanza tosti, nel senso che sono persone piuttosto forti di natura. E mentre all'inizio, diciamo, c'era un discorso piuttosto di seguire, seguire, seguire. Quando inizi ad avere carenze a livello base, quindi ti mancano le uova, ti mancano delle cose che tu giornalmente pensi che siano veramente given for granted, Yes. allora inizi ad avere dei dubbi, inizi ad avere delle Infatti, debolezze. infatti. È una cosa totalmente umana. Quindi sì, c'è un po' di scontento, però la maggior parte sono ancora, diciamo, abbastanza sul barcone a remare nella stessa direzione. Ma Max, quando finirà, il lockdown, quale sarà la prima cosa in assoluto che vorrai fare, che non hai potuto fare in queste 2 settimane? Cosa ti piacerebbe fare? Dipenderà anche cosa sarà possibile fare, Certo. però la cosa principale è uscire fuori. Mi metto qua è pieno di giardini. Tutti intorno, probabilmente mi sdraio sull'erba e sto un attimino sull'erba sdraiato a godermi il sapore dell'erba. Godermi il sapore dell'erba. Wow. Sì. Allora, Max. Assolutamente. Io non so come. Grazie per la tua testimonianza direttamente sul campo. Sembra che questo incubo non finisca mai, oppure non ci sia nessuna volontà di farlo finire. Faccio fatica a capire quale delle due sia la verità, ma ne sono egualmente terrorizzata. Ci vediamo prossimamente a Heather's View. Con una nuova testimonianza, questa volta direttamente dal fronte della guerra in Ucraina. A presto voi a casa e Max, guarda, non mi vedi, ma io ti sto abbracciando forte, forte, ti mando un bacio. Ti And ringrazio, ti ringrazio. Altrettanto. thank you Max, I hope to see you soon. I really hope to see you soon. Spero di A vederti. maggio ci vediamo, dai. A maggio Ok. ci vediamo. A maggio ci vediamo, ti mando un bacio enorme, grazie a Massimiliano Modesti e ci vediamo presto con la guerra in Ucraina. A tutti, Heather's View. Don't let me walk.